Carissimi, buongiorno. Era da un po' che volevo fare questo video, come tanti altri che vorrei fare e non trovo il tempo per fare, e adesso mi sono preso questi 10 minuti, sì, il video sarà di 10 minuti, queste 3 ore per fare, per registrare, montare e sistemare questo video. Vorrei parlarvi di un oggetto un po' particolare. Questa è un'orazione pro domo sua, chiaramente, nel senso che vi parlerò di un oggetto che distribuisco e che importo, quindi vabbè, ne parlerò bene. Cercate di venirmi dietro e di capire che quando io parlo bene di un oggetto che importo è semplicemente per il fatto che sono andato a cercarmi quell'oggetto che l'ho importato perché sapevo che funzionasse bene. Quindi prendiamo in mano questi cosini e intanto vi spiego di cosa si tratta. Allora, prendiamo quello più semplice. Eccolo qua. Questo scatolino si collega in parallelo ai morsetti dei diffusori e si dà il caso che ve li faccia suonare meglio. Questo è un po' generica come introduzione, però veniamo un po' alla volta al punto della questione. Che cos'è questo oggetto e a che cosa serve? Allora, questa è una rete di compensazione. Io leggo proprio sull'etichetta Speaker Cable Optimizer, cioè ottimizzatore dei cavi per diffusori. Che cosa fa questo oggetto? Questo oggetto migliora l'accoppiamento elettrico fra il vostro diffusore e il vostro amplificatore e cavo, permettendo un migliore trasferimento di energia al diffusore dall'amplificatore. Ok? Vi ricordo che stiamo parlando di segnali in tensione e corrente variabili in frequenza. Okay? Per cui il miglior accoppiamento non è semplicemente quello che ottenete collegando due fili. Questo funzionerebbe con una lampadina, non con il vostro altoparlante. Per il vostro altoparlante dobbiamo rifarci a un discorso che è ben noto a chi opera a radiofrequenza. Quando si collega un amplificatore a radiofrequenza con l'antenna tramite un cavo, bisogna che le impedenze siano perfettamente accoppiate perché ci sia un buon trasferimento di energia dall'amplificatore all'antenna. Se le impedenze non sono ben accoppiate, la potenza erogata dall'amplificatore non viene irradiata dall'antenna, viene riflessa indietro sul cavo verso l'amplificatore stesso e si arriva al punto di bruciare l'amplificatore se questa potenza riflessa non è inferiore a determinati limiti. Quando colleghiamo un amplificatore a un diffusore succede più o meno la stessa cosa in termini un pochino più ridotti, per cui non è mai successo, quasi mai, che un amplificatore si bruciasse a causa della potenza riflessa. Anche perché quando parliamo di basse frequenze non parliamo di potenza irradiata e riflessa, però possiamo parlare di squilibri di impedenza, questo sì. E che il fatto che un amplificatore bruci perché l'impedenza del diffusore è sbagliata, beh, questo può succedere. Non è molto comune, ma quando si eroga molta potenza può succedere. Se noi non eroghiamo abbastanza potenza da bruciare i finali, tutto suonerà, ma suonerà un po' peggio di come deve. Ecco che entrano in gioco i nostri network di compensazione dell'impedenza. Allora, prima di tutto vi devo dire, questi sono apparecchi che lavorano in parallelo sul vostro segnale. Cosa vuol dire? Ecco che cominciamo con i disegnini. Se io ho il mio amplificatore, il mio cavo e il mio altoparlante, se io collego la mia rete in questo modo, l'ho collegata in serie sul segnale. Cosa vuol dire? Che il mio segnale elettrico attraverserà questa rete, ne verrà in qualche modo modificato e poi arriverà all'altoparlante, e questa cosa tipicamente è da evitare. Il nostro perfect match come lavora? Il nostro perfect match lavora in questo modo. Il nostro perfect match si collega in parallelo sulla nostra linea del segnale. Cosa vuol dire? Che il segnale arriva direttamente all'altoparlante senza passare attraverso il perfect match. Però il nostro amplificatore qua, lo disegniamo così, vedrà il perfect match solo come carico. Ok?
Quindi il carico visto dall'amplificatore sarà perfect match più altoparlante, ma il segnale fluirà direttamente al nostro altoparlante. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi oggetti li potete collegare tranquillamente e non vi modificano la resa e comunque non costituiscono una perdita sul percorso del segnale. Questo è molto importante. Che cosa succede? Quando il nostro amplificatore lavora, dicevamo, eroga una certa potenza. Il comportamento elettromeccanico degli altoparlanti fa sì che una parte di potenza venga riflessa verso l'amplificatore. Il nostro perfect match messo qui fa sì che questa potenza riflessa indietro dal mio altoparlante venga dissipata all'interno del perfect match e non torni e non vada indietro verso l'amplificatore, o comunque vada indietro in una frazione decisamente ridotta. In questo modo l'amplificatore può lavorare liberamente senza l'impaccio di gestire queste potenze riflesse. Attenzione, mi raccomando, io sto cercando di usare delle metafore comprensibili, è molto più complicata la questione. Credo che così si possa più o meno capire come funziona un oggetto, che se no sarebbe pura alchimia. Alchimia non è, ok? Quindi questa è la funzione del nostro perfect match. Il nostro perfect match, dicevo, si collega tramite i due puntali direttamente sui morsetti dell'altoparlante. Ne esiste una seconda versione della PESCO. Ecco qua, è la versione B-Wiring. In questo caso voi collegate le banane del vostro cavo per altoparlanti all'ingresso del perfect match e collegate questi, ecco qua, questi cavetti con le loro banane, tra l'altro sono delle belle bananine a espansione che funzionano da Dio, ai quattro morsetti in B-Wiring del vostro altoparlante. In questo modo, oltre ad avere la rete di compensazione, che, attenzione, anche se entrate da una parte e uscite dall'altra, all'interno è sempre collegata in parallelo, esattamente come la piccolina. Collegati i cavi da una parte, collegati i morsetti dall'altoparlante, quindi doppio vantaggio perché avete, oltre all'intervento del perfect match, quindi al bilanciamento dell'impedenza e al miglioramento del funzionamento del vostro sistema amplificatore diffusori, avete anche la possibilità di levare quelle schifezze di ponticelli standard che ci sono sulle casse, sapete, le solite placchette dorate, quelle lamelline, ecco, quelle fanno più danni che profitti. Li togliete e vengono sostituiti dagli ottimi cavi LSC6Q, che sono i cavi che utilizza HMS per i ponticelli, per le terminazioni, eccetera, e quindi doppio vantaggio con il Perfect Match B-Wiring. Sia questo che questo, in questa configurazione, lavorano quando avete un solo cavo di potenza, quindi un collegamento single wiring, ok? Quindi un solo cavo in uscita dall'amplificatore verso i diffusori. Se per caso voi avete un sistema che utilizza già un B-wiring a monte, quindi due cavi che escono dall'amplificatore e vanno a collegarsi alle due coppie di morsetti del diffusore, allora potete semplicemente usare due coppie di perfect match single wiring, collegarne uno alla coppia di morsetti del tweeter, uno alla coppia di morsetti del woofer. Naturalmente questa compensazione di impedenza va fatta, ed è diversa, per ogni coppia diffusori amplificatori, anzi per ogni tripletta amplificatori diffusori cavi, perché è tutto il sistema che ha una certa funzione. La filosofia di HMS è quella di migliorare la situazione il più possibile senza creare problemi. Cosa vuol dire? Che se io eccedo con questa rete di compensazione, poi mi vengono fuori colorazioni del suono, mi vengono fuori funzionamenti impredicibili. Se io invece attuo una correzione limitata del problema, posso far sì che il grosso del problema sparisca senza creare comunque problemi di diversa natura. Ecco, questa è la filosofia HMS, correggere la maggior parte del problema senza crearne di nuovi. A questo fine i perfect match, sia B che single wiring, hanno la possibilità di essere regolati per intervenire al meglio sul vostro sistema ampli cavi diffusori. Sul B-wiring c'è un deviatore apposta su tre posizioni, sul single wiring c'è un ponticello molto robusto che si può spostare addirittura su quattro posizioni con dei pin appositi, per configurare questa rete di compensazione nel modo migliore per il vostro sistema ampli cavi diffusore.
Il suggerimento, quando utilizzate queste cosine, è di montarle da nuove con un settaggio medio. Aspettare un 50 ore di rodaggio perché i componenti interni comincino a darsi una sveglia e poi cercare la posizione che vi dà il risultato migliore. Perché se fate la regolazione con il Perfect Match nuovo, dopo 50 ore, nessun problema, ma dovrete spostarla perché sarà cambiata la situazione. Come vi accorgete? Quali sono i miglioramenti? A cosa servono poi ai fini pratici questi oggetti? Beh, allora, quello che si nota quando si utilizzano è prima di tutto proprio una maggiore quantità di informazione restituita dai diffusori. Io spesso uso questa locuzione quantità di informazione che ho preso in prestito da altre discipline. Però ecco, davvero cominciate a sentire più cose. Più cose cosa vuol dire? Vuol dire che all'ascolto avrete tipicamente una maggiore articolazione in basso, una maggiore definizione nel medio e una minore distorsione sulla parte alta della gamma, quindi un estremo acuto più gradevole, più realistico, più dettagliato, più ricco, un medio più naturale e un basso che perde quelle caratteristiche magari di ridondanza che certi diffusori con certi amplificatori hanno e diventa più articolato, più bello, più ricco di nuance. In che proporzioni? Beh, questo è difficile da predire. Quello che vi posso dire è che nel peggiore dei casi il miglioramento è ampiamente udibile. Nel migliore dei casi ci sono veramente delle sorprese. Vi potrei riportare le esperienze d'uso di chi ha già utilizzato questi oggetti e mi dice no, beh, io senza non riesco più a ascoltare i miei diffusori, ecco. Per cui suppongo in quei casi che il risultato sia più che palpabile. Dopodiché non vorrei eccedere con le lodi a un prodotto che è mio e quindi vi dico semplicemente che ne vale decisamente la pena. Anche in sistemi non troppo costosi, perché poi il Perfect Match in versione single wiring costa poco più di 100 euro la coppia, dove il B-wiring arriva sui 300 euro la coppia, circa 340 se non ricordo male, per cui alla fine costa come un paio di ponticelli di alta gamma che peraltro vi sono forniti, però fa molto 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 di più. Quindi il mio consiglio è di cercare informazioni, io cercherò di farvele avere sul sito. Secondo me è possibile che abbiate già a che fare con qualcuno che vi sta utilizzando, perché devo dire ne sto spedendo e ne sto fornendo parecchi, tanto che sono perennemente in ritardo con le consegne. Per cui cercate di sapere, cercate di avere informazioni. Se vi fidate di me, io sono a vostra disposizione ancora di più per darvene, ma boh, va bene, sono oggettini da non molti soldi, secondo me vi possono dare delle grosse soddisfazioni. Qualche ulteriore raccomandazione, se posso chiarirvi qualche dettaglio, non ci sono problemi per impedenze di 4-8 ohm, non ci sono problemi circa il tipo o l'impostazione del diffusore, che sia ad alto o bassa efficienza. In questo caso veramente non ci cambia molto, se non che magari in diffusore ad alta efficienza si sente un po' di più l'intervento, diffusore a bassa efficienza come al solito sono un po' meno sensibili ai cambiamenti, ma ecco, comunque c'è parecchio da divertirsi anche con diffusori sotto i 90 dB, assolutamente. Ecco, per quanto riguarda compatibilità con cavi e amplificatori, problemi assolutamente zero. Ripeto, il carico viene collegato in parallelo, per cui non influisce in termini peggiorativi per quanto riguarda, anzi, influisce in termini migliorativi per quanto riguarda il carico visto dall'amplificatore. Non ci sono particolari limitazioni di potenza applicabile. Con amplificatore transistor o con amplificatori valvolari molto retroazionati le differenze si fanno sentire molto, perché sono i tipi di amplificatore, peraltro più diffusi, che maggiormente risentono dei problemi di disaccoppiamento di impedenza. Per quanto riguarda magari amplificazioni particolari, quindi single-ended, a triodi, piccoli push-pull senza controreazione, cose del genere, è da verificare volta per volta, perché lì davvero l'accoppiamento fra diffusore e amplificatore dipende molto dal tipo di diffusore che avete. Per cui anche se avete un single-ended, ma magari avete un diffusore multivia un po' complicatino come crossover, questo va molto bene. Nella stragrande maggioranza dei casi con amplificatori e diffusori
più consueti, più comuni, questi cosi fanno veramente un gran bene. Invece, per quanto riguarda la compatibilità con i cavi, anche qui veramente zero problemi. Migliore il cavo, più si sente l'intervento di questi oggetti. Con cavi non particolarmente buoni, questo scatolino riesce a compensare in parte quelle che sono le problematiche legate al cavo. Quindi, qualunque cavo abbiate, questo oggetto fa decisamente la sua parte. E poi per quanto riguarda monowiring e bi-wiring, beh, ci sono tutte e due le opzioni. Se lato diffusore avete una singola coppia di terminazioni, potete usare il single wiring direttamente sui morsetti del diffusore, oppure il bi-wiring se volete bypassare eventuali ponticelli. Direi che ce n'è per sbizzarrirsi. Smetto di farmi pubblicità, questa volta ho ceduto alla tentazione. Vi lascio sotto i link al mio e-commerce per acquistare il Perfect Match. I miei contatti li avete già, se volete contattarmi per qualsiasi info lo potete fare. Iscrivetevi al canale perché, a parte queste pubblicità, ogni tanto c'è anche qualcosa di interessante. No, dai, spero che queste cose non siano proprio poco interessanti, perché in realtà lo sono. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao!